Quindi io stimolo il movimento del bacino, delle osteliache. Io ho già visto la scoliosi compressa a destra. Sì, infatti il bump c'è qua. Ok, tu sai di avere una gamba leggermente più corta dell'altra. Non lo No. sapevo, non te l'ha mai detto nessuno. No. Ti stimolo un po' il movimento delle vertebre. Piuttosto croccante, che dici? Buonasera a tutti, oggi sono con Claudia che ci racconta un pochino perché è venuta in visita. Allora. Allora, sono venuta perché ho la scoliosi che non ho mai trattato e che ultimamente mi sta dando qualche problema perché mi fa male tutta la parte destra della schiena dopo che sono seduta tanto tempo o dopo viaggi scooter anche di breve durata. Ok, solo sul lato Solo destro. sulla Hai mai fatto destra. radiografie? No. Sai se la scoliosi è convessa a destra o a sinistra? Ok, No. allora lo scopriamo noi. D'accordo, direi iniziamo mettendoci su quella pedana. Vediamo prima la distribuzione del peso, che è assolutamente uniforme. Le spalle sono più alte a destra, ma già così. Vediamo il bacino. Il bacino segue le spalle, un po' più alto a destra. Ok, guarda dritta. No, per il resto sei centrata. C'è l'asse. D'accordo, scendi pure. Di cosa ti occupi, Claudia? Sono un medico. Ah, stupendo. Dovresti aver fastidio anche qua. Sì, ahia. Qua meno. Non per niente. Se vengo in mezzo invece dovrebbe essere un po' più a Ahia, sì. destra, sinistra meno, giusto? Sì. E quando vado sotto dovrebbe tornare un po' a sinistra e destra In meno? realtà quasi uguale. Sì. Sinistra e destra non c'è differenza. No. Ok, oh, meglio così. Giriamo la testa a destra. Qui va bene. Anche qui. Aspetta, fammela girare a me, ok? Perché altrimenti rischi di muovere anche un po' il torso. Ok. Qui va bene, anche qui perfetto. Inclinazione, anche tutto bene. Allora, i piedi toccano terra? Vai un No. po' più avanti. Aspetta, ti abbasso anche un po' il lettino magari. Io ho già visto la scoliosi compressa a destra. Piegati in avanti. Sì, infatti il bump c'è qua, quindi abbiamo questo tipo di curva. D'accordo, sali pure su. Ok, tu sai di avere una gamba leggermente più corta dell'altra. Non lo No. sapevo, non te l'ha mai detto nessuno. No. Ah, questa è una cosa normale con la scoliosi, perché naturalmente anche il bacino si scompensa. Quando il bacino ruota, automaticamente una gamba appare più corta dell'altra. Nel tuo caso è la destra, dal lato in cui la scoliosi è convessa. Quindi mi aspetto anche di trovare un po' di fastidio qua, che Sì. qua non c'è, e un po' qua, che qua non c'è. Ok. Fastidio qua? Qua un po' meno. Poi probabilmente dovresti averne un po' qua. Qua meno. Ce l'ho comunque almeno. Ma meno. Ok, a me interessa la differenza più che l'intensità del dolore in sé. Vediamo come. Morbida. Questa ruota. Ah, guarda la differenza. Questa vedi com'è libera? Questa vedi si ferma prima? Sì. Non va come questa. Quindi sicuramente c'è un problema del bacino anche a destra. Allora, vediamo qui l'apertura dell'anca morbida. No, raggiunge 90, 90 gradi facilmente. Vediamo di qua. Anche di qua, perfetto. Ok. Con ginocchio esteso spingi la gamba in su, forte. La stessa cosa di qua. Ok, adesso cerchiamo di fare una sorta di triage per capire qual è la natura insomma, del tuo problema. Io penso sia muscolo scheletrico perché spingi sulla gamba, spingi, vedi che fai più difficoltà? Sì. Spingi di qua, vai, di qua un po' meno, però anche qua perdi la forza. Se tu togli le mani da lì, spingi su, senti proprio la differenza? Spingi su, sia a destra che a sinistra. Quindi sì, abbiamo individuato una priorità biomeccanica, adesso vediamo se c'è anche altro. Facciamo un triage veloce, questo sono i punti di riflesso metabolico. Spingi su. No, qui mantieni la forza, vedi, spingi su. Ottimo. Colgo anche l'occasione del fatto che tu sei un medico per sottolineare che non siamo in rivalità, ma siamo assolutamente complementari, perché io non curo niente. Spingi su, no, qui va bene, spingi su, ok, vedere questo riflesso qua. Spingi su, su,
Ok, sembrerebbe essere un problema unicamente biomeccanico. Adesso vediamo un attimino come risolvere. Spingi la gamba in fuori. Anche questa. Ok, metti la mano destra piatta sull'articolazione sacroiliaca. Spingi fuori. Qui va bene, metti la mano destra di là. Spingi fuori. E qui va bene. Ok, mani. Dritti i gomiti, spingili uno contro l'altro, spalanca la bocca, più grande, spingi, stringi i denti, spingi, no, qui va bene, c'è il mio stomaco che brontola un pochino, ma tutto quello va bene. Allora, inizierei a lavorare un pochino. Eccolo qua. Avevi i piedi bloccati, entrambi non erano tanto sull'articolazione tibiotarsica, ma più quella sottoastragalica, ok? Quindi calcagno. Adesso vediamo un po' le anche. Ecco, hai visto? Sì. Sbloccata bene. Vediamo adesso di qua, morbida. Questa è ancora meglio. Voglio vedere subito. Questa gira bene. Ah, vedi, anche questa adesso Gira gira anche questa, bene. sì. Ottimo. Adesso. Lascia. Lascia. Questa mano qua dietro. Rilassata. Mano qua dietro. Cioè di Roma. Rilassata. Aspetta. Ecco fatto. Sta Sì. a posto? Ok. Sempre la gamba destra un pelo più corta della sinistra, però quando faccio così diventa pari, quindi significa che il blocco è del bacino. Ho bisogno che stai un po' con la testa al centro? Ok, adesso sì, qui si apprezza bene, scusa, fastidio qua, giusto? Sì. Ascolta, se io premo qua, migliora? Meglio. Sì. Sai perché? Perché la prima costa diventa disfunzionale a fronte di un problema col bacino. Il bacino nel tuo caso è ruotato anteriormente a sinistra, quindi quando io lo tengo in posizione, diciamo, lo riporto in posteriorità, si toglie la tensione dalla prima costa, d'accordo? Ed è il motivo per cui questa gamba appare più lunga in questa posizione qua, la camera può apprezzare, e quando io invece poi salgo su diventa pari. Se fosse rimasta corta sarebbe stato più un problema dell'osso sacro. Ti stimolo un po' il movimento delle vertebre? Seguire un po' la curva. Perfetto. Adesso possiamo passare agli adjustment. Rilassata. No, la schiena di per sé è compensata bene, ok? Ti chiederei gentilmente se potessi mettere la mano sinistra sotto la coscia. Bravissima, lavoriamo un po' sulla scapola. Rilassata, lascia la spalla a peso morto, ok? Ottimo. Invertiamo. Rilassata. Ok, giù. Perfetto. Adesso possiamo lavorare qui sul bacino. Prima di tutto iniziamo a... No, stai giù, faccio tutto io. Ribilanciarlo un pochino attraverso l'uso dei cunei che fungono da perno.
Quindi io stimolo il movimento del bacino, delle osse iliache, nella direzione in cui si sono bloccati. E quando tu sei su questi cunei, osserviamo che le gambe sono pari, ok? Io ancora non ho corretto il bacino, ma questa posizione del bacino ti ripropone l'equilibrio. Tu mi hai detto che senti molta tensione sul lato destro della schiena, Sì, giusto? sì. Lavoriamo anche la parte muscolare. Se è troppo me lo dici, ok Claudia? Allora, confermo quello che ho detto prima. La colonna vertebrale sta bene, le costole si erano un po', diciamo, bloccate, creavano un po' di tensione che si manifestava un po' anche come spasmo simile a quello che ti danno i romboidi. Avanti col sedere, perfetto. Ti ricordi, ti dicevo che il bacino qui è ruotato Sì. anteriormente, quindi lo prendo dalla tuberosità ischiatica e lo riporto in dentro. Stai tranquilla, non ti farò cadere. Morbida. Eccolo lì, fatto male? No, bello. Ok, l'altro lato. Un po' più avanti. In questo caso non lavoro sul bacino, ma troviamo le vertebre. Ecco, già ho trovata. Fastidio qua. Quella No, sopra. ancora no, Qua. Terza questa un po' di più. lombare. Perfetto, in rotazione sinistra, quindi la prendo così e la tiro. Il contatto è segmentale qui e farò questo. Benissimo. Ok, torno un secondo a pancia sotto. E dovremmo osservare che in questa situazione qui, infatti, le gambe sono tornate pari, ok? Anche e non dovresti più avere fastidio qua. Ok, No. voglio giusto controllare la cassa toracica a sinistra. Rilassa. No, qui è a posto, pancia in aria. Ora, se non vado errato, quello dovresti avere più fastidio, neanche qui, e No. neanche qui, No. neanche qui, e No. neanche qui, giusto? Magnifico. Allora, vieni qui seduta, per favore. Bravissima. Rilassata, mani sulle gambe. Ok. Senti un po' di fastidio qua, vero? Adesso ti faccio vedere. Questa è la posizione di lock. Piano piano devo stimolare qua. Questo è stato bello, mi sa, eh? Ok. Stessa cosa di qua, perdonami. Contatto C5. Rilassa prima lo su C2. Lascia. Morbida. Ok. Piuttosto croccante, che dici? Tornami seduta qua. Prova a piegarti nuovamente in avanti. Ovviamente la scoliosi non si corregge, però come ti senti? Senti tensione? No, per niente. Meglio, vero? Sì, Adesso vieni benissimo. seduta indietro. Ok, questa mano qua dietro. Rilassato. Ok, l'altra. Rilassata. Ok, in piedi. Mani sui fianchi così. Spingi il tuo gomito indietro contro il mio, veloce. Guardami, così. Tac. Ah, ok, Solo proprio gomito. scatto. Vai. Più veloce. No, libero. Dammi l'altra. Ok.
Vai. Eccolo. Questo è Perché non andato lo sapevo bene. fatto. Il gomito, però la correzione sulla spalla. Cammina un po' e mi dici come ti senti, prime impressioni e tutto Le caviglie mi sento quanto. meglio. Vero? Sì. Dovresti distribuire il peso in modo più uniforme e appoggiare il piede meglio, in modo più completo. Sì. È vero? Per quanto riguarda schiena? Bloccato. Sì. La schiena bene, ma più che altro non mi ero resa conto di quanto avessi il collo. Sì. Lo so, tanta gente non se ne rende conto, però sono molto soddisfatto di come sia andata la visita. Secondo me ogni tanto dovresti farlo un controllino, una volta al mese, niente di che, però secondo me ti fa bene, anche perché comunque tanti anni di studio, adesso inizi a lavorare, ti farà bene. Non so se hai domande? Tutto chiaro? Perfetto. Allora, è Grazie, stato un anche piacere per conoscerti e spero di averti aiutata. me. Grazie. D'accordo? Ti puoi rivestire, grazie mille. Grazie.